109! Devo andare alla stanza 109! Ok, abbiamo un indizio. Allora, da quel che ho capito, Jimmy ha rubato il giocattolo della bambina e forse l'ha bruciato e l'ha nascosto nella stanza 109. Lo specchio magico me l'ha detto. Ok, allora velocemente controlliamo. C'è Jimmy? Jimmy? Devo trovare la stanza 109. Noi siamo nella 110 ora. La 109 dovrebbe essere qui. Che fortuna! Siamo vicinissimi. Ok, qui dovrebbe esserci qualche indizio. Vediamo qua dentro che c'è. Nada. Sei una pazza, sei un infame, brutta scema, brutta scema, brutta scema, brutta scema, sei un infame, mi fai più paura tu di Jimmy. È arrivata la bambina infame. Amy, sei qui? Amy, bellissima, brava, brava Amy. Allora, sono in contatto con il fantasma della bambina. Chiediamo alla bambina... Che è successo? Ho visto che tenevi il giocattolo a fuoco. La mia mano si è bruciata, faceva male, ma non potevo dirlo a nessuno. Quindi lei ha preso il giocattolo bruciato di Jimmy per salvarlo, ma si è fatta male. E poi c'era una spada. Perché la spada? Oh no, oh no. Ma quello chi è? Ma quello è il suo papà? Ok, è successo qualcosa di brutto qui, è successo qualcosa di brutto. Cavolo, non risponde più, non risponde. Se n'è andata, cavoli, non risponde più la bimba. Oh no. Oh no, oh no, che devo fare? Che devo fare? Riusiamo lo specchio magico. Sicuramente mi dirà dove andare ora. Specchio, specchio delle mie brame. No, non gli faccio la domanda di chi è il più bello del reame, perché Jimmy non è il più bello. Ah, il Ritter Sport. La spada forse devo darla al Ritter Sport. Oh, chi è sto qua? È un altro Jimmy, ma è un'altra persona. Forse è un nuovo fantasma. Piano numero 2, devo andare al secondo piano, mi sa. Controlliamo un attimo che non ci sia il Fetus. Il Fetus. Il Jimmy Jabbo. È vicino, ma non abbastanza. Credo che possiamo uscire. È qui, è qui. È da queste parti? È da queste parti? È l'ora della gabbipasta? È sicuramente vicino. Stiamo molto attenti. È per di là. È per di là. All'armatura, all'armatura. Sento piangere. Oh! Che è successo? Cioè, Jimmy l'ha rispedita dentro. Che cosa? Perché è tornata dentro? What? Sì, è dentro la stanza. Perfetto. Chiediamogli perché aveva paura di... Ti ho visto fuori dalla stanza. Qualcosa ti ha spaventato. Cos'è stato? Stavo cercando un dottore, ma Jimmy mi ha minacciato e mi ha fatto rimanere dentro la stanza. Che infamissima persona. Ok, abbiamo capito di più. Forse quella persona che abbiamo visto prima era il dottore. Ok, dobbiamo trovare il dottore, forse ha fatto fuori pure lui. Ti ha per caso minacciato con una spada? Gli chiedo. Quella spada. Sì! L'ha preso dall'armatura. Era molto affilata. Cavolo, cioè l'ha minacciata con la spada. Ok, 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 abbiamo... Abbiamo delle cose. Praticamente gli ha detto di non dire niente a nessuno che si è bruciata con il giocattolo. Proprio un infame. Ma quanto schifoso è sto lurido maiale. Ok, non so che altro devo fare. Controlliamo lo specchietto. Stanza 112. Ma... Oh, non usciremo mai dal primo piano se devo fare 100 cose ancora al primo piano. Ma ancora sta faccia da sedere. Via da me. Vedo robe stranissime. 106. Asino che sei. 107. Bubu 7. 108. C'ho il cagotto. 109. Mi fanno male le suole. 111. 110. Dove cavolo è la 112? No, l'ho visto. Scappa. Corri, scappa. C'è il Jimmy Nemesi. Oh cavolo.
Oh cavolo. Mi avrà scoperto? Mi avrà scoperto? Pipi, mi scappò la pipì, mi scappò la pipì, papà. Non guardare dentro l'armadio. Guarda sotto il letto, guarda sotto il letto, guarda sotto il letto. Guarda sotto il letto, guarda sotto il letto. Guarda sotto il letto, guarda sotto il letto. 112, l'ho trovata. 112 sono 1000 regali, dei 112 mi innamorerò. Allora controlliamo, panno sporco l'avevo già visto. Questo l'avevo già visto. Stai buono. Perché devo andare nella stanza 112? Spiegami. Per questo. Per... Ah, gli ha dato una medicina forse che l'ha uccisa. Oh no. Che succede, Amy? Is it Amy? Amy? Amy bellissima? Sì, 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 Amy. Allora, perché? Cosa hai bevuto di male? Cosa hai bevuto? Non ti piaceva? Non era Coca-Cola quella, vero? Ah, il bambino gli ha detto che era una medicina. Ma faceva schifo. Ok, Amy non mi sta più rispondendo. Mannaggia a lei. Ragazzi, Amy non mi risponde più. Mannaggia a lei. Ci riparlerò dopo nel caso. Sappiamo che è nella stanza 112. Non mi sembra di vederlo. Allora a questo punto, ragazzi, Amy non mi risponde più. Amy non mi risponde più. Mannaggia te, 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 infame, infame, pezzo di letame, lasciami vivere. Adesso arrivo. Eccolo. Vado nel guardaroba che nessuno guarda mai nei guardaroba. È il luogo più sicuro. È il luogo più sicuro, il guardaroba 100% non. Se. Perché è stata un'ora stavolta a guardarmi? No. Chiudi sta porta, vai fuori. Meno male. Ah! Ha fatto finta di andarsene! Ero sicuro che non sarebbe rimasto nella stanza. Cioè, mi sono cagato addosso, ma non sembrava che mi fossi cagato addosso. Ma credo che mi sia cagato più addosso di molte altre volte in cui ho fatto l'urletto. Mannaggia a lui, mannaggia. Devo un attimo riprendermi la scatola degli spiriti, perché ogni volta che mi ammazza la perdo e quindi la devo riprendere. Eccola qua, riprendiamola. Bella de mamma, stai qua con me. Ok. Allora, adesso proviamo ad andare alla stanza di sopra. Se il pazzoide mi lascia. Finalmente andiamo alla numero 2. Va tutto bene. Al numero 2 non dovrebbe esserci il pazzo. Vediamo, dice di andare alla 2. Quindi cosa vuol dire? Che ora... Ah, ora si è acceso. C'è nessuno? Oh. Wow, un altro lo spirito. Jimmy? I'm Dr. Burks. Ah, il dottore, vedete? I'm just here to have a little chat. Voglio parlare, okay? Vuole parlare. Thank you, Jimmy. I won't be long. No, cos'hai fatto dentro? Sei entrato nella sala della bestia. Proviamo a parlarci. Ok. Vediamo se il pazzo è qui. Ovviamente non appena mi giro comparirà, vero? Da dove apparirà stavolta il nabbo? Aspetta, mi giro. Non c'è. Va bene. Proviamo a vedere se riesco a far contatto con lui. Prendiamo la scatola degli spiriti e parliamoci. Hello? C'è qualcuno qui? Hello? Ah, vedi, è lo spirito, quindi purtroppo è morto. È il dottore, salve. What's your name? Qual è il tuo nome? Dr. Bose. Dr. Bose. Sono psichiatra e adesso mi trovo nel regno dell'amore. Gli chiedo della medicina, allora. Lui gli chiedo della medicina. È tua la medicina? Ce l'avevi tu la medicina? Serve per... Ok, è una medicina per la psiche.
Aiuta le cose impulsive. Praticamente lui sapeva che Jimmy era pazzo, il medico. Lo sapeva. Per quello gli voleva dare la medicina. Sapeva che era schizofrenico. Va bene. Proviamo a fargli altre domande. Se conosceva la bambina. Anzi, intanto chiediamogli perché sei entrato in sua stanza. Sì. Chi was it? Chi era l'uomo che... Vabbè, ovviamente è lui. Praticamente la mamma della bambina l'ha avvertito e gli ha detto di andare a parlare con Jimmy perché ha capito che c'era qualcosa che non andava. Praticamente Jimmy era un pazzo e, aveva, e tutti capivano che era un po' pazzo. Ok, ok. Quindi lui è andato un po' a parlarci, a vedere se veramente era pazzo. Io ho visto Amy bere qualcosa, non gli piaceva. Sei... Cos'era quella roba? Ha bevuto alcol, dice. Praticamente, secondo il dottore, Amy ha bevuto alcol. Ah, ok, la sua mano era bruciata, ma Jimmy pensava che fosse tutto uno scherzo. Vedi che è un pazzoide. Ok, ricontrolliamo lo specchio. Il dottore non risponde più alle mie domande, quindi devo guardare il futuro. Jimmy, 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 I love you. Devo andare alla stanza 122. Ora devo tornare a fare le domande. 122. Non c'è molto altro da fare. Non c'è molto altro da fare, purtroppo. Devo tornare di sotto. Ho chiesto tutto quello che potevo chiedere. C'è... Cos'è? I disegni di Jimmy. I disegni di Jimmy. Questi sono i disegni di Jimmy. Ok. Sicuramente sono qualcosa con la spada. Qualcosa che Jimmy ha fatto sia al dottore. Secondo me Jimmy gli ha tagliato la mano, il dottore. Per quello aveva il fazzoletto con il sangue. Oh no. Speriamo che Jimmy non sia arrivato. Speriamo che Jimmy non sia arrivato. Guarda, guarda, ci sono un sacco di teschi qua. Ma questo hotel non va bene. Questo hotel non va bene. Potrei continuare a cercare velocemente. Magari troviamo altre risposte. Se continuo a guardare nelle varie stanze senza curarmi di Jimmy Jammy, magari trovo altre cose. Ho già trovato un cavolo di specchio. Ok. Ho trovato un rampino. Bene. Credo che sia arrivato Jimmy, purtroppo. Questo hotel è troppo grande per due persone. Non so che sto dicendo. Ma salve. Ma salve. Non usare... Praticamente una vecchia stufa che praticamente è pericolosa. Sto trovando delle robe troppo strane. Però credo che devo tornare dalla bimba. Devo prendere il più possibile. Ho trovato la chiave. Quanto vorrei chiudere Jimmy dentro una stanza. Voi non avete idea del godimento. Se riesco, vi giuro che lo faccio. Abbiamo trovato le chiavi per scendere le scale di nuovo. Where are you? Scusi? Ah! Scusi un corno! Era la die... Mamma mia, che infame, che infame! Non capisco il senso dell'acqua, del bicchiere d'acqua. È quella cosa che ha bevuto, è l'alcol che ha bevuto. Sì, è sicuramente l'alcol. Devo fargli una domanda sull'alcol, mi sa. Sentite, intanto mi apro le scale. Così non può raggiungermi. Benissimo. Così abbiamo lo shortcut e non devo ogni volta prendere il cavolo di ascensore. Così se devo velocemente andare al primo piano, posso farlo tranquillamente. 112. Mi sa che devo andare qui dentro. Qua c'era la bambina, se non erro. Amy, mi pare fosse qua. Is anyone there? Amy. Ok, ho ritrovato Amy, perfetto. Ora devo fargli una domanda sul whisky. Allora chiediamo ad Amy se ha bevuto del whisky. Bambina ubriaca, non sai che non si deve bere il whisky? Ho visto del whisky, te l'ha dato Jimmy? I bambini non dovrebbero bere alcol. Quindi perché l'hai bevuto? Gli ha fatto del male. Gli ha dato un sacco di alcol. Ah, lui ha detto di continuare a bere alcol. Ok, ok, ok. La bambina forse è morta perché ha bevuto troppo alcol. Ha fatto l'ubriacona, gli ha dato l'alcol del bar. Oh cavolo.
Oh cacchio. Ok, ok. Is someone there? Sei ancora qui? Abbiamo risolto, abbiamo risolto. La bambina ha preso troppo alcol. Ora vediamo che mi dice lo specchio. E ci siamo. Mamma mia, pazzoide infame che ubriaca i bambini. Terzo piano. Bisogna andare al terzo piano. Ok, comunque sto iniziando a capire. Sto iniziando a diventare più bravo a sto gioco. Buona, dai, abbiamo risolto un po' di cose. Abbiamo risolto un po' di cose. Prossimo episodio, ragazzi, lasciate 30.000 like e chiudiamo Jimmy. Prossimo episodio mi impegno solo a chiudere Jimmy dentro una stanza. Perché si può fare, si può chiudere. Bene, dai, a posto. Let's go. Per adesso però mi chiudo io dentro il bagno, ragazzi. Ci mettiamo al sicuro e concludiamo qua. Penso che abbia fatto degli ottimi progressi. Sto gioco è veramente interessante, ha un'atmosfera veramente che ti prende e ti spaventa e ti porta nell'ansia estrema. Ed è per questo che è bello, ovviamente. Non so che non piace a tutti quest'ansia, ma con il Gabby si può superare, tranquilli. Prendo io di petto le cose, voi li prendete di lato. Per il resto, grazie per aver visto l'episodio. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Voglio chiuderlo dentro, voglio chiudere. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima.